ragazzi, sono Ben Wolfes e siamo tornati con Mario Odyssey. Siamo nel regno del mare, Mario sta sbadigliando, perché abbiamo già fatto tutto quanto, ma c'erano un paio di cosine che volevo farvi ancora vedere di questo regno, e quindi ho preferito fargli, diciamo, dedicargli un'altra puntata, va. Intanto qui abbiamo finalmente un seme da poter prendere, perché se vi ricordate in cima a quel tetto ci sono ben quattro vasi da raccogliere. Ovviamente ogni vaso ci riserva una luna, quindi io direi di andare a metterne almeno uno. Lo mettiamo qua, va, perfetto. E siccome vuole anche chi li annaffiamo, andiamo a farlo. Ah, granchi. Ok, perfetto. Prendiamoci uno di questi ragazzotti qui. Ah, l'abbiamo calcolato bene. Vai effetto moto d'acqua. Possiamo arrivarci da qui. Olè. Vedete, qua c'è una postazione di ricarica dell'acqua fatta apposta. Ok, e se adesso annaffiamo la pianta, vedete? No, l'abbiamo lisciata. Dai, cresci. Guardate un po'. Oh, luna. Ma come si spaventa quello? Giardinaggio arriva. Ok, quello non ci serve più, perché poi possiamo proseguire di qua. Che c'è una piccola zona che non avevamo ancora esplorato, vedete? Che sembrerebbe essere vuota, ma non lo è, ragazzi. Ovviamente per poterci arrivare servirà uno dei nostri amicici. Gli amicici. Qua c'era qualcosa? Non mi ricordo. Ok, ci prendiamo anche un cuore, che male non ci fa. Qualche monetina. Sempre perché male non ci fa. Abbiamo bisogno di uno di quei ragazzotti che spruzzano acqua. Abbiamo visto altre monetine qua sotto. Sono nascoste bene, ma fino a un certo punto, eh. Ok, 45, 46, 47. Not bad. Scusi lei che è impegnato nella prossima, non so, trentina di secondi. Ok, entriamo qui dentro. E via, ragazzi. Vabbè, effettivamente la porta in questo mondo ancora non l'avevamo trovata, e quindi da qualche parte doveva essere. Oh mamma mia, ho ben chiaro cosa dover fare qui e non mi piace. Sappiate che ci spenderò. Aia, grazie, no, ma grazie. Oh, rischio, gentilissimo. Prendiamoci questo qui che è più carico. Io odio questa parte, sappiatelo, la odio tantissimo, la odio. Andiamo di qua, ricarichiamoci, evitiamo quel ragazzotto lì. Andiamo di qua. E adesso vi voglio, perché, boh, ragazzi, non so se ci riusciremo mai nella vita, Io ci ho speso un sacco di vite, ci ho speso... Oh mamma. Allora, di qua, saliamo. Dai! Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, al primo colpo. Forziere della Valle Tossica. Sicuramente c'è un'altra luna da qualche parte, che però io non so dove. Ma qui sotto... Ah, oh, eccola! Attenzione, questa non l'avevo trovata, per esempio, attenzione. Ma dai, guarda un po' dove stava. Possiamo arrivarci addirittura con questo coso, prenderla, sorvolando la Valle Tossica. Ok, ragazzi, questa è una luna che davvero non ti aspetti, perché io neanche con il mio try principale ero riuscito a trovarla. Fantastico, semplicemente fantastico. Ok, possiamo uscircene di qua, ripiombare qua sotto. Lì c'è un razzo che ovviamente vogliamo andare a prendere, quindi rotoliamoci. Boing. Oh mamma mia, che botta sul naso che hai preso, Mario. Si parte. Oh, oh. Oh porco Giuda. Ma quanta nebbia, ragazzi. E quanto siamo storti.
Ok, vediamo se questi qua ci danno. Ci danno una mano, sì. Però fino a un certo punto, perché comunque ci danneggiano anche. Immagino che lì ci sia un altro di questi cosi. Ok, non si vede un ciuffolo. Non si vede un ciuffolo, non capisco se c'è qualche... Ah, là c'è la luna regolare, diciamo, eh. Dobbiamo trovare la luna straordinaria. Che immagino sia là dentro, perché non vedo per quale motivo doverci entrare. Dico bene. Dico bene. Ok, abbattiamo anche questi cosi. Aia, ci siamo fatti sorprendere come dei baccalà qua, eh. Ci siamo distratti facilmente. No! Porco Giuda, come ci ha buttato male! Mamma mia! Va bene, va bene, va bene. Facciamo un minimo di attenzione là, eh. Ah, qua era abbastanza easy. Andiamo qua dentro. Andiamo di qua. Giusto, sempre per avere un aiutino, grazie, un aiutino. Di qua. Dai, 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 Mario, dai. Su, su, che ce la puoi fare. Questi non rappresentano un problema perché fanno tutti una brutta fine. Un po' come questi. So che ritornano subito. Ah, qua è dove siamo morti male prima. Vedete, là c'è una fontana tipo che io approfondirei. Qua c'è un altro trappolone. Allora, vediamo un attimino. Mamma mia. Non capisco dove andare. Ah, qui sotto si ci può andare di sicuro. Perfetto. Ma come si prende quella? Aia. Come si prende quella? Vediamo se dall'altro riusciamo a capirci qualcosa. Intanto ci prendiamo la luna regolare. Attraversando il mare di nuvole. Perfetto, ci piace. Ah, lì c'è una vasca. Ah, ecco come si ci va, vedete? Ah, che banana che sono. Oh, Mario, ma vuoi davvero morire così? Il problema è che qua c'è sta zona di nebbia. No, non l'avevo visto. Non l'avevo visto davvero. Porco demonio. 2110 monetine che vengono rimpinguate subito. Noi quella luna extra la vogliamo. A costo di metterci 18 vite degli uomini, in questo caso 18 vite marifere. Ok, questo ce lo prendiamo pure perché è comunque un aiuto. E che aiuto, e che aiuto. Ah, delle monete invisibili, ci piacciono. Ah, questo si poteva prendere. E voi crepateci male. Adesso io farei senza di voi farei. Perché non so quanto aiuto mi potreste effettivamente dare. Siccome non mi sembra impossibile farlo senza di voi. Allora, era di qua, era. Non c'è un altro trappolone. Dov'era il mamma mia! Dov'era il passaggio che non abbiamo visto prima? Ah, la cosa è di qua, quindi il passaggio deve essere da questi pizzi. Eccolo qua il passaggio. Va che stretto! E ci credo che non l'abbiamo visto prima. C'è un trappolone qui, no. Non sappiamo cosa c'è qua dentro. Mamma mia. Ok, c'è soltanto la luna. Olè. Tesoro sepolto nel mare di nuvole. Direi che è un nome azzeccato anche questa volta. Allora, cerchiamo adesso di non fare baccate. Era di qua. E poi ancora di qua. Devo dire che senza quei cosi si procede molto meglio.
Sì, è vero, ci segnano costantemente la via, ma rappresentano anche un problema non da poco. Stiamo andando nella direzione giusta, sì. Non mi ricordo se c'è un ultimo salto in stile trappolone. No, non c'era. Va bene, va bene. Una l'abbiamo presa, quindi possiamo partircene. E abbiamo preso un'altra, un altro paio di lune, che non è niente male. C'è un'ultimissima cosa, anzi due, che voglio farvi vedere su questo mondo. La prima era immersa... Ovviamente ci sono ancora un sacco di lune, ragazzi, ma veramente tante, però non vi posso far vedere tutto. Allora, qua possiamo andare dentro il calice, vedete? Che è bellissimo. E poi immergerci tantissimo, tantissimo. Entrare dentro questo quadro nascosto benissimo, ma veramente bene. E andare a finire dentro il secondo mondo, quello delle cascate, se vi ricordate. Questo qui lo possiamo jumpare, sì, grazie. Dicevo, siamo finiti nel mondo delle cascate a prenderci un'isola celeste e soprattutto una luna portale per le rapide fossili, che non potevamo prendere diversamente. Torniamocene indietro, abbiamo preso una luna in più, che schifo non ci fa assolutamente, ragazzi. Torniamocene indietro. E adesso restano due cosettine carine da farvi vedere. Una breve e una un filo meno breve. Questo video durerà un pochino di più. Ma, ahia ragazzi, che diavolo faccio? Non riesco a uscire! Non riesco a uscire! Ok, sono riuscito a uscire. Ah, una è più o meno qua sotto. Se riesco a ritrovarla... Bisogno di una prospettiva diversa. Eccola, eccola, trovata. Ah, ma qua ci sono delle monetine. Non sia mai che non le prendiamo. No, c'è veramente un mondo sommerso qui. Per girarlo tutto ci ho messo una vita. Ok, qua vedete che c'è questo sistema di tubi. Da parte lì c'è un mucchio d'oro bellissimo. In questo sistema di tubi, vi faccio vedere, c'è un livello 2D sommerso collegato, che è bellissimo, perché siamo proprio sott'acqua, ci sono i pesci che ci nuotano intorno. È favoloso. Ok, primo livello fatto. Andiamo a fare il secondo, la seconda parte di questo livello. Mario, grazie, gentilmente un po' di mira subacquea. Ok, entriamo qua dentro. Allora, qua dentro il discorso com'è? Qua dentro il discorso com'è? È un discorso molto simpatico, perché gioca su una meccanica che era presente nel primo Mario. Guardate un po'. Boom! Boom! Ok. E questa cosa qua ci serve perché qui possiamo infilarci stretti stretti, come potete ben vedere. Andare a prenderci passaggio di questa piattaforma qua. Finire qua sopra e prenderci queste tre monetine, che spesso sono le monetine mancanti di molti, almeno così mi dicono. Qui sotto possiamo anche non andarci, se ben ricordo. Ok, e poi andare a prenderci... Aia, qua ho calcolato male, ma proprio male. Ah, dannazione, abbiamo calcolato peggio. Ah no, in realtà no, perché in realtà è comunque obbligatorio... Ping. Lavora per me, schiava. Tartaruga schiava, lavora per me. Dobbiamo comunque farci due giri, perché questa qui è soltanto un'uscita. Vedete? Qua c'è un altro sistema, un'altra parte, diciamo, di questo mini dungeon 2D, chiamiamolo così, che ci fa saltare da questa parte. Questo lo possiamo mandare qui giù. E guardate un po' che c'è qua sotto. Qual è? Luna segreta, stanza nascosta nel Dedalo sommerso. Ricordatevi che in questo gioco c'è sempre un perché. Che senso aveva quel mattone messo lì, ragazzi? Non aveva senso. Quindi studiando un attimo il quadro si riesce sempre a capire dove trovare qualche luna. Ad esempio, guardate questa sorta di piattaforma, guardate come brilla un po'. C'è sicuramente delle monete o una luna. C'è sempre un perché, insomma.
Dobbiamo ricordarci di guardare tutto. In questo caso sono delle monete. Se ci prendiamo questo pesce è meglio, perché siamo a corto di ossigeno. Ok, possiamo rientrare qua dentro. Grazie Mario. E questa volta la presenza di quei blocchi... Ah no, abbiamo sbagliato. Dobbiamo andare a quello di destra. Dicevo, questa volta la presenza di quei blocchi ci permetterà, se riusciamo a rientrare, di prenderci la luna. Se non toppiamo clamorosamente. Qual è? E non toppiamo clamorosamente. Luna, tesoro nel Dedalo sommerso. Possiamo riapparire al centro. Ecco perché c'era questa piattaforma. Perfetto. Ed è rimasta soltanto una cosa da fare, anche se siamo a fine video. Ma ripeto, in realtà questo mondo c'ha ancora tantissimo da offrire, ma veramente, veramente tanto. Prendiamoci questo palazzo calice. Ci prendiamo un cuore regale, che a sto punto ci può fare comodo. Perché adesso, prendendoci questa moto d'acqua, come la chiamo io, andremo a fare una cosa bella. Andiamo a fare una cosa bella. Allora, andiamo di qua. Qua io prenderei un attimo, se me lo consentite, queste monetine. Grazie. Riprendiamoci. No! Ma dai! Non ce la riusciamo a riprendere, quindi dobbiamo andare a prenderci un'altra moto d'acqua. Tra l'altro, in questa parte dovrebbe esserci qualche monetina nascosta, perché è una parte troppo larga, troppo esterna. Eccole qua, vedete? C'è sempre qualcosa da fare in questo gioco, non c'è niente da fare. Ah, prendiamoci questa moto d'acqua. Grazie. Allora, se io da qua vado in alto, per esempio. Guardate, qua c'è... Ah, troppo in alto. C'è un'altra di quelle... di quei semi. Qua c'è un altro pezzo di mondo. Ma è bellissimo, sto gioco è bellissimo. La parte che voglio farvi vedere è questa qua. Vi ricordate che c'era quella zona dove crollavano i massi? Questa? Ecco, se noi ci andiamo con calma e con molta calma, si può affrontare anche con i fiori che adesso sono cresciuti, avete notato? Prima di andarci con questo coso, perché se mi riesce, devo tenermi un po' d'acqua per salire qua sopra. Ovviamente ci si deve andare anche con i Goomba per poter corteggiare quella Goomba femmina e quindi poter accedere alla luna che nasconde. Io qua mi sono interrogato, ma perché mai ci devono essere queste fonti d'acqua? Che sono sospette, ammetterete, no? Ebbene, bene, bene, dovrebbe esserci una sorpresa. Guardate un po', là sopra c'è un punto dove si ci può andare. Scusate, vedete? Siamo nel punto più in alto e lì, guardate, non so se riusciamo ad andarci da qua. Sì che ci riusciamo. C'è un Captain Toad che giustamente ha paura di questo coso. Aspetta là. Spegniamo il fuoco. Dai, prosciughiamo tutta l'acqua. Adesso ti posso eliminare. E Capitan Toad, tutto contento che si sia arrampicato fin quassù, ci regala una luna. Ottimo lavoro, Capitan Toad. Perfetto, ragazzi. Abbiamo ben 22 lune, che non sono pochissime. A questo punto possiamo anche tornarcene nell'Odyssey. Ma ripeto, è pieno questo mondo. Guardate là, c'è un'altra luna che si prende sempre come? Prendendo una di queste... delle mie moto d'acqua, per intenderci, che sono ovviamente preziosissime in questo livello. Ma come ci trasciniamo bene? Ma come ci trasciniamo bene? Dai Mario, dai Mario, ce la puoi fare. Ok, ricarichiamoci. È tutto quanto un gioco di ricariche, praticamente. Su di Rupo chi dà sulla spiaggia. Possiamo tornarcene fieri all'Odyssey di aver fatto un buon lavoro. Di aver fatto davvero un buon lavoro. Mettiamoci le monete mancanti, che non sono poche. Che non sono poche. Le monete.
Le lune. Da 117 saliamo ancora, ragazzi. Altro quadrante messo. Siamo a 140. Odyssey potenziata. So fucking yeah, aggiungerei. E il viaggio proseguirà nel prossimo episodio con il mondo che abbiamo evitato prima, ossia quello gelato, il regno delle nevi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima. Ciao!